Avvocato tedesco, è stato il figlio Nino a volere che fosse proprio lei a ricordare Leonardo Calabrese. Il perché ce lo dirà lei direttamente. La volontà di Nino è di ricordare l'avvocato, per me è un momento di emozione. Il motivo per cui Nino vuole che ricordi, vuole che sia io a ricordare il padre, perché ci hanno unito in questi anni tutta una serie di episodi belli e brutti, sia umanamente che professionalmente, ma a me, al di là della figura dell'avvocato, interessa ricordare la sua genialità. Basti pensare che genialità che lo ha caratterizzato per tutta la vita e soprattutto i suoi ricordi, che poi mi venivano confermati anche da mio padre, con il quale erano stati studenti universitari a Napoli, tutti e due con origini umili, venivano dalla Calabria, dal Giffonese, cioè da posti insomma di difficoltà anche, come dire, di collegamenti. E la genialità dell'avvocato si vedeva nel fatto che andava a Napoli con settimane di anticipo, mesi di anticipo, a affittare più case per studenti e poi rifittarle, subloccarle ad altri studenti, colleghi, in modo tale da potersi guadagnare la possibilità di studiare, diciamo, in maniera gratuita, perché non aveva tutte queste possibilità. Questa è la genialità dell'avvocato. Poi ci sono i momenti di realtà, perché questi due uomini che io e Nino vedevamo come giganti, li vediamo come giganti da ragazzi, poi semmai si incontravano a Panarea per le vacanze, e avevano gesti che noi chiamavamo da fratelli Capone, perché alla Totò e Peppino facevano acquisti folli. Ricordo che a Panarea, mio padre, quando arrivava a Panarea, scoprì che non essendoci mai stato, scoprì che c'era ciottolame e pietre sulle spiagge dappertutto, quindi era praticamente impossibile poter fare il bagno a Panarea senza delle ciabatte. Comprò per tutti gli ospiti, andarono lui e l'avvocato e comprarono 50 paio di scarpe per 10 ospiti che c'erano nella villa, con ogni tipo, non conoscendo le misure di ognuno, andavano ad occhio tra uomini e donne comprando 50 paio. Devo all'avvocato Calabrese anche uno dei miei primi riconoscimenti professionali. Lui non era difeso da mio padre come avvocato, e in una vicenda, subito dopo l'entrata in vigore del codice penale, io ero un ragazzo, ero diventato procuratore in quell'anno, c'era un problema di un sequestro di milioni di miliardi all'epoca, e lui era difeso da un altro avvocato e ne parlava a lungomare una sera con mio padre come amico per un confronto. Io, sentendo parlare di norme processuali, venendo fresco degli studi del nuovo codice, gli diedi un'idea. Lui mi guardò e disse: "Io non ti conosco chiaramente professionalmente. Se tu riesci a farmi dissequestrare questi immobili con queste enormi cifre collegate, sarai il mio avvocato." Io ci riuscii e da allora sono diventato, fino ad oggi, sono sempre stato il suo avvocato. Al di là della figura controversa, c'è stato il dolore del figlio, della figlia anche di Loretto Oltregherlino, insomma, questa terribile malattia che lascia nella solitudine chi soffre, ma anche chi vorrebbe aiutarli. Anche i funerali saranno fatti in forma privata, una tragedia nella tragedia, hanno detto. Ne parlavo stamattina con Nino, non ci sarà la possibilità della funzione religiosa, non ci sarà la possibilità di poter andare a casa, né per noi, ma soprattutto per loro figli, di poter vedere il padre l'ultima volta. E quindi, come dire, noi in questi giorni ci eravamo sentiti, sapevamo della condizione dell'avvocato, e come dire, spero che si siano in qualche modo preparati all'idea, che per il Covid, di non poterlo salutare il padre, però è un qualcosa di drammatico, perché soprattutto per le difficoltà di respirazione, non poter neanche parlare con tuo padre e sapere che se n'è andato così. Anche in questo mi sento di dire che la morte di mio padre, che è stato 30 giorni in rianimazione senza poterci più parlare, anche in questo, come dire, paradossalmente, è stato anche questo un momento di comunanza tra i due, nel senso che nessuno dei figli ha potuto poi salutare il padre veramente, se non, come dire, con un pensiero e una preghiera. Sarà ricordato, abbiamo detto, una figura controversa. Secondo lei, in che modo? È difficile la risposta per me, perché è chiaro che se chi non lo ha conosciuto potrà parlare soltanto dell'imprenditore spietato per certi aspetti, in qualche modo calcolatore. Il suo ricordo non può essere scisso da quello che è la storia della sua vita, dalle sue origini, da quello che è riuscito a conquistare con la sua genialità, ma era un calcolatore. Quindi questo all'esterno sicuramente è apparso e apparirà come la parte forse più fredda, più spietata di un imprenditore. Io l'ho vissuto anche in momenti di privati, forse più intimi, e in qualche modo
più veri. Quindi non posso esprimere un giudizio perché sarebbe inevitabilmente compromesso dalla mia conoscenza dell'uomo al di là dell'imprenditore.